eravamo 34, quelli della terza E. Il Giulio Cesare, storico liceo classico del quartiere Trieste a Roma, compie 80 anni e si prepara a 3 giorni di festeggiamenti con allievi di oggi e di ieri. Ricchissimo il programma, mostra interattiva, maratona e proiezione del docufilm di Antonello Sarno, Giulio Cesare, compagni di scuola. La scuola del quartiere Trieste. Noi abbiamo fatto questo gioco con i ragazzi che sono quest'anno iscritti di premiare chi poteva vantare la gens più Iulia, cioè l'iscritto che avesse più parenti che avevano frequentato il Giulio Cesare. Bene, ho visto le graduatorie, chi ha vinto, hanno partecipato in tanti, ha ben 15 rappresentanti. Come è cambiata la scuola in questi 80 anni e come continua a cambiare? Tantissimo, le dirò che c'è stata un'accelerazione però piuttosto recente. Noi abbiamo la LIM in ogni classe, la lavagna interattiva multimediale, non abbiamo più registri cartacei, i ragazzi fanno presentazioni in PowerPoint abitualmente in qualsiasi interrogazione. Sono tantissimi gli studenti che in questi decenni si sono seduti sui banchi del Giulio e non mancano i personaggi famosi, politici, intellettuali, ma anche cantanti, da Antonello Venditti, che al liceo ha anche dedicato una canzone, al Piotta, studente negli anni 90. Sempre in quegli anni, nei corridoi della scuola, si sono incontrati Matteo e Thomas degli Zero Assoluto. Abbiamo cambiato sezione, siamo andati in una sezione cosiddetta un po' più facile, cioè la N, era più facile Thomas, abbiamo cambiato per quello. Sembra perfetto, il cielo che ho lasciato è lo stesso che ritrovo tutto l'anno. Una scuola che riunisce sia insomma, ragazzi che vivono qua intorno, ma anche insomma, un po' dalle periferie, quindi c'è una combustione di incontri, secondo me fondamentali. Spaccato di quello che succede poi in altre scuole e ovviamente nella società, perché in fondo è un microcosmo. Anche la giovane giornalista e scrittrice Claudia Catalli ha cominciato qui la sua carriera. Io a 15 anni ho intervistato Bertolucci, Dario Argento, Ken Loach, Mira Nair, quindi insomma una chance incredibile. Qual è il ricordo che porti di più con te di quegli anni? Mr. Hyde, che era il giornalino d'istituto che avevamo fondato con un gruppo di ragazzi folli però molto appassionati, che credevano in quello che facevano e nel gioco di squadra. Comunque andrà, dovrà tornare.